Il padre è egiziano e musulmano, la madre italiana e cattolica. È nato a Roma da un matrimonio misto, terminato purtroppo con un divorzio. Il quarantenne Samir Sayed Abdellatef, oggi assistente della Polizia di Stato alla Questura di Venezia. Per esempio, quando sono arrivato qui a Venezia, i colleghi pensavano che conoscessi l'arabo, ma non conoscevo l'arabo proprio perché i miei si erano separati quando ero piccolo e quindi non sono stato in contatto con mio padre e quindi non ho approfondito. E appunto i primi anni di servizio li ho svolti all'ufficio immigrazione. È cresciuto in una borgata romana il futuro agente di polizia, ma l'essere figlio di due culture ha segnato la sua formazione e l'ha spinto, lui, italiano di origine egiziana, ad aprirsi ad altre culture e a studiare anche la lingua giapponese. Allora, sebbene il mio nome e cognome ricorda la mia origine multietnica, comunque questa cosa non ha mai influito sulla mia coscienza di essere appunto cittadino italiano. E ritengo che le mie origini abbiano influito anche se indirettamente sulle scelte che ho fatto nella mia vita, come appunto quelle di studio e anche lavorative. Questa cosa appunto probabilmente in me ha instillato la curiosità verso nuove culture e quindi appunto da lì la scelta probabilmente di studiare lingue di altre civiltà.